Quando si parla di manutenzione, le cose vanno fatte bene. Ogni giorno i nostri uomini e mezzi escono dalle sedi operative del consorzio per intervenire lungo i corsi d'acqua, sugli argini, dentro e fuori dalle nostre città. Un grande parco mezzi, moderno e funzionale. Nelle mani dei migliori tecnici in circolazione. Abbiamo imparato che il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, insieme alla Regione, progetta, programma e applica strategie di lungo termine per la difesa del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico. Ma poi, il lavoro sul campo chi lo fa? Il consorzio possiede un ampio e innovativo parco mezzi composto da ruspe, escavatori, trattori e mezzi telecomandati in grado di gestire più di 5.500 km di corsi d'acqua, dall'Arno fino ai torrenti di montagna. Un lavoro costante di manutenzione, grazie al quale viene assicurata l'ispezionabilità e la tenuta di argini, opere e sistemazioni idrauliche, vengono controllate e riqualificate le fasce ripariali nei tratti più urbanizzati e a rischio, e in caso di incidenti o crolli viene ristabilito il naturale corso del fiume. Ma escavatori cingolati e trattrici gommate non bastano da soli per fare tutto ciò, anzi vanno usati con grande attenzione per rispettare gli habitat fluviali. Per questo il consorzio può fare affidamento sulla sua squadra di tecnici, operatori di macchina e operai, personale con esperienza e conoscenze specifiche, capace di affrontare qualsiasi emergenza e di assicurare l'operatività costante dei mezzi, grazie anche alle officine meccaniche interne presenti in ognuna delle sedi operative. Un lavoro continuo di gestione dei corsi d'acqua, degli argini e delle altre opere idrauliche in cui il consorzio è sempre pronto a metterci la faccia, l'ingegno e soprattutto le mani.